Eccoci nuovamente in studio. Scusate, cominciamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani romani e iniziamo con il Corriere della Sera. Anche perché le polemiche a livello regionale e nazionale sono molte in questo momento. Aula Giulio Cesare, sempre presenti solo 5 consiglieri, tra i più assenti Alemanno, Rutelli, Siclari, Storace e la Cirinnà. La classifica dei 60 dell'Assemblea Capitolina, Pomarici l'unico ad aver fatto tutte le votazioni. Campidoglio il comune salda le imprese, ripianati i debiti fino al 2011, dal governo 618 milioni, balletto di numeri sul buco di bilancio. Andiamo a vedere la prima pagina di Leggo Roma, dove si apre con la questione Colosseo, restauro a rischio. Procura e Corte dei Conti indagano sul bando sponsorizzato. Vediamo come andrà a finire questa situazione, se riusciremo a restaurare il nostro Colosseo. Tariffa rifiuti, caccia agli evasori, pioggia di avvisi per sanare chi paga meno del dovuto, già recuperati 15 milioni. L'AMA invia 3.000 lettere di verifica, altrettante inviate a fine anno, contestato un accertamento su 10. E qui la questione dei tavolini selvaggi, giro di vite, rivisti i piani di 14 aree di pregio, stop a nuove autorizzazioni, aggiornate le vecchie regole, ma è polemica per l'esclusione di Piazza Navona. E poi Consiglio Comunale, 4 stacanovisti presenti a 97 sedute. Vediamo ora la Repubblica a Roma. E ecco qui un argomento che riguardano money transfer, gli affari sospetti. Dopo l'agguato a Torpignattara torna in primo piano il business delle rimesse degli stranieri nella capitale. Il flusso principale è della comunità cinese. Le ispezioni della finanza sul denaro inviato all'estero, oltre 350 milioni, sono fuori legge. Anche qui Colosseo bufera sul restauro, indagano Corte dei Conti e PM. Dopo l'esposto della UIL, l'inchiesta per abuso di ufficio, presto sentito Cecchi. E qui una notizia che andremo a vedere anche in seguito, ovvero Cartellopoli finisce in procura, denunciati 44 concessionari, il caso della pubblicità illegale e delle affissioni abusive. Andiamo a vedere la prima pagina del Tempo per quanto riguarda le affissioni abusive. Spero che anche nella nostra città ci sarà un maggior controllo in vista appunto delle amministrative. Tavolino selvaggio, scontro infuocato sui funghi stufe. Ora si rischia pure la concessione. Approvati dalla Giunta i primi 14 piani di riordino delle piazze storiche. Corsetti contro tutti, addio ai tavolini all'aperto con un arredo irregolare. Ecco qui la notizia che bene o male riportano tutti, Campidoglio, presenze e votazioni, i conti non tornano. Pubblicati sul sito del Comune i dati dell'attività dell'Assemblea Capitolina. È giusto pubblicare sul sito per il discorso della legge della trasparenza. Andiamo a sfogliare insieme i quotidiani all'interno, quindi ad approfondire alcuni degli articoli. Cominciamo con il Tempo. Due indagini sul restauro finanziato da Della Valle, il Colosseo dai gladiatori ai giudici. I magistrati, quindi abbiamo visto, bloccano anche il Colosseo. Procura e Corte dei Conti indagano sull'accordo di restauro siglato con Toz. Abuso di atti d'ufficio, l'eventuale ipotesi di reato. Sarà ascoltato il viceministro Cecchi. Corriere della Sera, date anche a noi le foto dei killer. Cinesi uccisi, dateci le foto dei ricercati. Controlli a tappeto nei quartieri multietnici per trovare i marocchini che hanno sparato.
la richiesta dei vigili urbani, così potremo contribuire alle indagini. Sveva Belviso, nominato un delegato del comune per i rapporti con la comunità, funerali la prossima settimana. Ancora Corriere della Sera, il drago della speranza. Facciamo una festa insieme per dire grazie della solidarietà contro la paura e la violenza. Oltre il dolore sarà dedicata a Zu e a Joy la grande manifestazione a Piazza del Popolo. Relazioni e numeri. Le esportazioni dell'Italia verso la Cina crescono del 27,8%, quelle della Cina in Italia registrano più 15,7%. L'ambasciatore Dingwei. La manifestazione chiude l'anno della cultura cinese in Italia. È stata una grande opportunità di dialogo fra le nostre due antiche civiltà. E ecco qui notizie provenienti dal Campidoglio sul Corriere della Sera. Come abbiamo visto, questo è l'articolo di apertura, sempre presenti solo 5 consiglieri. Vediamo come viene affrontato all'interno. Pomarici, record di presenze e di votazioni, è l'unica a punteggio pieno, in 5 hanno partecipato a tutte le sedute. Gianni Alemanno, presenze in aula. Totale quanti sono? 19, ovvero il 19,59%. Quante volte ha votato? Totale 203, ovvero il 3,77%. Monica Cerinà, la passionaria del PD è nelle zone basse della classifica con il 64,9% di presenze. I capigruppo Gramazio del PDL, il più diligente, seguito da Onorato dell'UDC. Marroni del PD, fanalino di coda. E qui vedete ci sono tutte le varie tabelle con le presenze e le votazioni. Ma passiamo al Messaggero. Anche qui la notizia, naturalmente, perché ha destato scalpore, il caso presenze in consiglio comunale, sono in 4 che non mancano mai. E anche qui sono stati pubblicati tutti quelli che sono i dati. I conti per quanto riguarda sempre il Campidoglio, debito già ripianati 3 miliardi, il sindaco e la gestione commissariale salvata l'economia della città. Privilegiate le piccole imprese in difficoltà, Varazzani guadagno 250.000 euro. Proseguiamo con il Messaggero, ecco qui alla notizia che poi abbiamo già visto all'interno dei giornali di apertura. Rifiuti, l'AMA caccia di evasore, in arrivo 60.000 accertamenti, già inviate migliaia di verifiche, una su 10 riporta dati errati. Recuperati in 2 anni 15 milioni di euro, nel mirino chi dichiara meno metri quadri. Ma tanto fra poco con la riforma del catasto, sicuramente sarà molto lenta, andrà appunto l'IMU, verrà pagata sulla base dei metri quadri e non più dei vani e quindi sarà anche più facile fare questo genere di verifiche. L'inchiesta, affissioni, inchiesta in procura, scatta la caccia alle tangenti, 44 denunce per falso e omissione d'atti d'ufficio, rischia un'accusa anche il dirigente dell'ufficio che si occupa delle pratiche. Le indagini. Per quanto riguarda il delitto di Torpignattara, ieri fermati altri nordafricani. Un blitz al giorno per stanare i complici dei due marocchini. Gli investigatori sono sicuri, qualcuno li protegge. I parenti giunti dalla Cina, slitta la data dei funerali. Andiamo avanti e parliamo dell'indagine riguardante il Capodanno, ucciso da un botto a Capodanno, i familiari, è stato un attentato, la bomba proveniva dal mercato clandestino, feriti anche 2 bambini, l'uomo dilaniato dall'esplosione, disposta una perizia sull'ordigno, nel pool un docente di chimica che ha lavorato sulla strage di Capaci. Cucchi, il consulente del PM, lesioni da caduta dalle scale, udienza per la morte del giovane Alpertini.
il lutto, il giudice Saviotti, struccato da un malore, era il capo del pool antiterrorismo della capitale. Sue le indagini più importanti dalle Brigate Rosse al delitto Calipari. Andiamo avanti, proseguiamo, vediamo un articolo del Sole 24 Ore. Senza accordo per Fiumicino, domani aerei fermi, l'avvertenza ADR compagnie. Tariffe contestate, a mezzanotte scade l'ultimatum fissato dall'ENAC. Possibile blocco per i jet Alitalia, Air One, Air France, KLM e Delta. E ora ritorniamo al tempo. Allora, questa notizia già l'abbiamo vista, proseguiamo e andiamo avanti. Ritorniamo comunque al tempo e abbiamo visto che sempre per quanto riguarda il Campidoglio, presenze e votazioni, conti non tornano. Dati pubblicati online, quelli sull'attività dell'Assemblea Comunale, tante presenze e pochi voti. Le magagne capitoline, gli atti dei consiglieri inferiori alle firme in aula. È giusto venire a capo di questa situazione. Lo scenario, il governo balla sul mattone. A rischio dopo le dimissioni di Malinconico e la vicenda che coinvolge Cecchi, si teme l'effetto domino. I casi di patroni Griffi, Improta, Ciaccia e Martone. L'intervista. Indagine folle si specula sulla pelle della capitale. Alemando, indignato dagli ostacoli posti al restauro naturalmente del Colosseo. Vergognoso far saltare 25 milioni di euro. Spettatore da esterno, la vicenda mi sconcerta. Se l'obiettivo è far crollare il Colosseo, lo si dica. Vetero comunisti, la logica che solo lo Stato si deve interessare ai monumenti porta ai crolli di Pompei. Propaganda. Tutti sanno che la competenza sull'anfiteatro Flavia è del MIBAC, il comune non c'entra. E infatti, sempre per quanto riguarda il Colosseo, vediamo anche Leggo, il quotidiano romano, che apre con queste notizie, anche perché è di interesse collettivo questa situazione. Sempre Leggo. I pronto soccorso ridotti al collasso, pazienti raddoppiati al San Camillo, barelle piene e ambulanze bloccate. In reparto come sardine sono autentici fortunati quelli che riescono a trovare un posto letto d'urgenza negli ospedali romani. Italia all'assistenza sanitaria hanno infatti ridotto all'osso sia il numero dei medici presenti nei pronto soccorso che la disponibilità nei reparti. In molti casi bisogna stare sulle barelle. Qui siamo passati alla Repubblica e anche Repubblica ritorna sull'argomento riguardante il Colosseo. Bloccarla è una follia, è la risposta di Alemanno, e il problema è devono verificare se sono state forzate alcune regole di trasparenza. Vediamo se riusciremo a venire fuori. Ora ritorniamo sempre con un articolo di Repubblica Roma. Cancellavano le tasse agli amici, maxi truffa all'Agenzia delle Entrate. Sparite le pratiche di 125 contribuenti, evasi 2 milioni e sospesi 3 dipendenti. Le cartelle riguardo gli anni di imposta 2004-2005 e coinvolgono circa 125 contribuenti, le cartelle che sono state irregolarmente cancellate dal sistema dell'Agenzia. Il danno erariale. La procura contesta ai 3 indagati per frode informatica e sostituzione di persona un danno erariale di 1.723.616,88 euro per il 2004 e di 555.775,69 per il 2005. Il metodo. Il metodo collaudato era sempre lo stesso, entravano nel sistema usando la password di uno dei 3, spesso quando lui non era al lavoro, e cancellavano i debiti fiscali pendenti. Rimango senza parole, alibita, e è giusto insomma che paghino per quello che hanno fatto. Assunzioni pilotate all'AMA, processate Panzironi.
Chiuse le indagini, la procura vuole il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato e 6 dirigenti, 3 le archiviazioni. Secondo l'accusa sono 841 gli ingressi sospetti in azienda tra il 2008 e il 2009, i reati abuso, falso e violazione della legge Biagi. Io spero che se siano realizzate queste situazioni paghino, non come sempre che alla fine ne escono puliti. Alemanno ha salvato la città dal default, debito ridotto di 3 miliardi dal 2008, l'opposizione da atti poco trasparenti è solo propaganda. E anche qui, sempre sulla Repubblica, vedete il discorso del Campidoglio, del fatto che c'è una ditta di presenti assenti e che la maggior parte sono assenti e hanno firmato pochi atti. E ora vediamo invece un articolo proveniente dalla Prima, come avevamo letto che Cartellopoli sono stati denunciati 44 concessionari, Cartellopoli ora indaga la procura, pubblicità illegali e affissioni abusive, denunciati 44 concessionari, l'informativa della municipale PM, accertamenti su presunte mazzette in comune. Passiamo ora alle pagine della città di Viterbo, all'interno del quotidiano Il Messaggero, e vediamo che partiamo con la notizia di urbanistica. La parte residenziale, circa 90.000 metri cubi, sarà invece spostata al quartiere Barco. Marini difende il progetto Spezzatino. ITET per il sindaco, la città termale alle Zitelle sarà realizzata ugualmente. Vediamo anche gli aumenti a Belcolle e Tarquinia non coprono il deficit civitonico. Più nascite nella Tuscia, Ivano Peduzzi, dati blef. Il consigliere regionale, ci hanno guadagnato le ASL delle altre regioni. E poi Civita Castellana, pneumologia affidata a 2 ostetriche, la CGL spiega perché è stata bloccata in extremis l'apertura del Day Hospital. Ma andiamo insieme a leggere e a sfogliare cosa è successo a livello nazionale e cosa ha combinato e sta facendo il governo Monti in questo periodo. Più soldi al fondo salva stati, liberalizzazioni, il giallo della bozza sui benzinai. Vertice Merkel-Monti sul patto UE, la cancelliera elogia l'Italia, passi straordinari. Sì, come abbiamo visto, Monti ha cercato di far capire alla Merkel l'Italia sta collaborando, sta facendo il più possibile, ora però un passo lo deve fare. Diciamo l'Europa, e infatti, come dice la vignetta, come si evince appunto nella vignetta di Giannelli, abbiamo fatto i compiti a casa. Vediamo la prima pagina del Fatto Quotidiano. La Lega non cambia mai. Prima dice che voterà per l'arresto di Cosentino, poi apre il solito mercato. Indovinate chi offre di più? Niente articolo 18. Sotto i 50 dipendenti. Lo strappo sul lavoro nascosto nella bozza sulle liberalizzazioni. La Merkel elogia l'Italia, ma al rientro da Berlino Monti è atteso da 2 grane. La sentenza sul referendum e il voto su Cosentino. Vediamo la vignetta con l'affermazione il premier buono e quando tornate a casa fate una carezza ai vostri scontrini. 60 giorni dopo, caste e rigore, la pagella del prof, il bilancio del fatto sui primi 2 mesi di governo, la ritrovata credibilità internazionale, i chiaroscuri nella lotta agli evasori, i ricatti di lobby e cricche. Passiamo al giornale. Altro scandalo in vista del governo. Una casa in guai a Monti.
Si sono inventati pure il rischio sismico per regalare un super appartamento al ministro Patroni Griffi. Ora si scopre che i conti di Berlusconi erano ok, lo certifica l'Istat. Ed ecco qui, caro Mario, il premier in pellegrinaggio dalla Merkel. Caro Mario, non vogliamo morire tedeschi. E poi oggi il voto alla Camera. Bossi non rompe con Berlusconi su Cosentino, libertà di coscienza. Sciopero il 23 gennaio. Taxi e farmaci liberalizzati? Si risparmia di più con il gas. Andiamo a vedere la prima pagina del Tempo. I taxi, prima i conti correnti e bollette. Liberalizzazioni, si comincia dai piccoli, ma pensano poco su PIL e sono deboli. Banche, energia e assicurazioni invece contano nella spesa delle famiglie italiane. E qui quello che vedete sta in apertura proprio della prima pagina del Tempo, il discorso del restauro del Colosseo. E poi qui l'affermazione: incontra a Berlino Merkel, la Merkel promuove l'Italia e Monti però dice l'Unione Europea riduca i tassi. Vediamo insieme Libero. Governo immobiliare, i tesori dei ministri ve li sveliamo noi. Monti aveva promesso trasparenza ma se la prende comoda. Ecco l'elenco di tutte le loro proprietà. C'è chi ne ha più di 150. E poi qui, per quanto riguarda il discorso del contro la sponsorizzazione della valle, arrivano i PM, il Colosseo può crollare in pace. Come vedete c'è anche qui la vignetta. Andiamo a vedere il Messaggero. Liberalizzazioni, c'è il piano, interventi su benzina, farmacie e notai, rivolta dei tassisti, il governo prepara il provvedimento, obbligo di efficienza per i servizi pubblici. E poi la Merkel, abbiamo visto, elogia l'Italia, Monti ora giù i tassi. Passiamo oggi il voto alla Camera sulla richiesta d'arresto per il deputato del PDL, Bossi. Libertà di coscienza, la Lega si spacca su Cosentino. Vediamo Repubblica come apre, anche Repubblica apre con il discorso delle liberalizzazioni. Ecco il maxi piano, via i vincoli su benzina, farmaci e notai, fusioni di impresa, niente articolo 18. Tutto il testo del decreto legge in arrivo, salta il monopolio della rete ferroviaria, rivolta delle categorie, bloccheremo il paese. Bossi cede a Berlusconi, voto libero su Cosentino, Merkel, bozza Unione Europea più morbida sul debito, Merkel a Monti dall'Italia sforzi straordinari. Vediamo il nostro quotidiano economico, il Sole 24 Ore. Unione Europea, la e Merkel apre a Monti, Berlino più dotazione al fondo salva stati, obiettivo la crescita. Il premier, ora giù i tassi, non siamo più infezione, la cancelliera tedesca, straordinario il piano dell'Italia. Scatta la deregulation totale, professioni, negozi, imprese e benzina, ecco la bozza delle liberalizzazioni. Taxi in rivolta, sciopero il 23, sale la soglia per l'articolo 18 in caso di fusioni, Equitalia, rateizzazioni flessibili e meno costose. L'emissione di bot, lo spread prova a scendere, ma il vero test è l'assa. Avviamoci verso la conclusione andando a leggere la prima pagina della Stampa. Merkel, abbiamo visto, promuove l'Italia. La cancelliera tedesca, avete fatto sforzi straordinari e apre all'aumento del fondo salva stati. Monti, ora scendono i tassi. Liberalizzazione, abbiamo visto la rivolta dei tassisti che prevedono uno sciopero per il 23 gennaio. Meno vincoli per i benzinai, niente articolo 18 nelle aziende fino a 50 dipendenti, ma il governo smentisce.
E abbiamo visto che oggi alla Camera ci sarà la richiesta sulla richiesta d'arresto di Cosentino e Bossi lascia libertà di coscienza. Referendum, decisione ai tempi supplementari, slitta il verdetto, cresce l'ipotesi bocciatura. Bene, per quest'oggi abbiamo insieme letto e approfondito alcune di quelle che erano le notizie principali. Vedremo domani cosa succederà, cosa ci sta riservando il governo Monti e come, vediamo, le varie caste, tra virgolette, reagiranno a questo nuovo decreto che dovrebbe passare in Camera proprio il 23 gennaio, giorno in cui i tassisti hanno dichiarato lo sciopero. Vediamo domani cosa succederà. Vi ricordo che il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 13.45 con il telegiornale dell'Alto Lazio di Provincia TV. Io vi auguro una piacevole giornata e vi do appuntamento a domani mattina con Dentro la Notizia. Buon proseguimento, arrivederci.